La provincia ha sulle spalle una rete stradale molto articolata e diffusa, delle scuole superiori di cui ha la responsabilità, appunto in termini di edilizia scolastica. Quindi queste due sono le voci principali su cui questi investimenti andranno a intervenire. Il grosso lo fa, diciamo, circa 5 milioni di euro che arrivano dal governo, però anche la regione Emilia-Romagna ha fatto la sua parte con circa 1,6 milioni, 1,7 milioni, e quindi il criterio che si è scelto è quello della priorità anche in termini di cantierabilità, perché queste risorse devono essere spese e o impegnate entro quest'anno. Oltre a questi soldi che sono aggiuntivi rispetto alle previsioni, ricordiamo che già erano in previsione altre risorse importanti. Mi riferisco in particolare a un'opera che mi interessa anche come sindaco, perché i 7 milioni e mezzo per la manutenzione del ponte di Castelvetro sul Po tra Castelvetro e Cremona sono risorse fondamentali che anche queste appunto potranno determinare un progetto entro il 2019 e i lavori poi nel 2020. In particolare sul ponte di Castelvetro io ho chiesto esplicitamente in consiglio al Presidente della provincia di essere coinvolto come amministrazione e attivare da subito un tavolo con Comune di Cremona, Provincia di Cremona, Regione Emilia-Romagna, Ferrovie, Autostrade, perché questi lavori che sono fondamentali vengono anche programmati in un modo coordinato per dare il minor disagio possibile e anche per fare in modo che durante i lavori ci siano incentivi e diciamo anche servizi maggiormente potenziati, ad esempio con i treni e con i passaggi in autostrada. Finalmente, dopo tanti anni, le province hanno a disposizione un po' di risorse per investimenti che sono risorse vitali, anche se non sono ancora sufficienti rispetto a quelli che sono i fabbisogni. Quindi auspichiamo che da tutte le parti politiche indistintamente si prenda consapevolezza di questa necessità. In questo caso le province non sono un ente inutile, ma sono un ente che ha in carico una rete stradale molto importante, le scuole, quindi bisogna capire che questi soldi sono destinati a strutture e infrastrutture fondamentali anche per i cittadini.